Friuli Venezia Giulia, emergenza profughi, numero verde 800, stop! Ho sentito bene con la mia tromba d'Eustachio? Emergenza profughi in Friuli Venezia Giulia? Vuoi vedere che il caldo afghano siro pakistano ha lasciato il segno? Dopo una doccia veloce, riavvolto il nastro, riascoltato, posso confermare che sold out non è un'invenzione giornalistica della premiata ditta Costantini Di Meo, ma la realtà dei fatti. Meglio tardi che mai, ma svegliarsi prima, no? I nostri esponenti di palazzo ammettono finalmente l'inammissibile, abilmente omesso, ma che noi abbiamo da subito messo in luce. Siamo in emergenza, una sorta di stato di calamità naturale in pelle umana. La pentola, come ampiamente previsto, è saltata in aria. A Treviso il premier cala in un colpo solo briscola a 3-7, cacciando tramite il suo fido Bau, pardon, la tastiera ha preso la mano, il suo fido uomo del Viminale, la prefetto Marrosu, lievitata meglio di un budino da fare invidia a Cremlino Brezhnev. Cossiga picconava, noi in tempi più moderni usiamo il Motopic 2.0, aria compressa efficace. A Gorizia è guerra aperta dichiarata tra provincia da una parte e comune prefettura dall'altra, con ripalli di accuse tra il sindaco Romoli e l'assessore provinciale Cecot della serie vai avanti tu che a me viene da ridere. Siamo nella cioccolata non commestibile, lo zenith è ampiamente vallicato, quella la montà è il scagno e ora la puzza è la fadano.